sta per cominciare una festa collettiva, una tradizione che a causa della miseria si celebra soltanto una volta ogni 5 anni. Una festa violenta durante la quale ci si ingozzerà di carne umana fino a scoppiare. Tra poco centinaia di bambini verranno abbattuti e divorati. Poi ancora il lungo digiuno. Praticare operazioni di trapianto impensabili in qualsiasi altro paese del mondo. Costa circa 3.000 euro e i rischi sono a totale carico del paziente. Entro le 24 ore dal decesso a uomini giovani e vigorosi morti prematuramente. La sanguificazione dei corpi cavernosi che provoca sia l'irrigidimento che il successivo coagulo atto a rendere stabile l'erezione è regolata da un termostato innestato alla base della cannula urinaria. Qui la religione del piacere non è riservata ad ambienti elitari, ma è connaturata a tutti gli strati di qualsiasi sfera sociale.
promiscuità sessuale, insieme alla droga, sta diffondendo nel mondo un virus terrificante, la pornografia. Delle riviste porno sono merda. Uomo divorato da coccodrillo. Stupratore e virato davanti alla vittima. Cambio di sesso su transessuale. Spaghetti di serpente appena scuoiato. Migliaia di donne adorano il sommo fallo. Deve essere maledetta. Questa deve essere del demonio. Questa deve essere maledetta. Questa deve essere del demonio. Questa deve essere maledetta. Questa donna deve essere eliminata insieme al figlio che porta in grembo. L'esempio è compiuto. Poesia e tragedia. Infermità, malformazioni congenite, un foro nella giugulare, la morte, vittima di incidenti. Ma il mondo è gratuitamente crudele. Sangue impigliato nel reticolato e assurdamente umano. Il sangue viene bevuto da tutti allo sbranamento di fratelli e cugini. Questa ragazza è stata stuprata. Si levano fumi d'incenso profumato e colorato. Messaggi di voto per il fallo come simbolo della morte. L'uomo è capace di incredibili crudeltà, ma quelle che vedete sono armi da guerra. Solo l'uomo mangia anche se non ha fame e ruba anche se non ne ha bisogno. Dovrà mangiare il cuore del padre. Abbiamo osservato come una cosa comune in tutti i nascituri, siano essi uomini o animali, il pianto. Forse vogliono dimostrarci il loro rifiuto a essere trascinati a tutti i costi in questo mondo.
Ci offrono un altro singolare aspetto della guerra che l'umanità ha dichiarato ai bambini. Sarà il più debole e denutrito a soccombere. È già scontato in partenza. Ma questo non importa al pubblico cinese, che segue la lotta senza interesse sportivo, in attesa del grande spettacolo della morte. Purché sia crudele e soprattutto lento. Spettacoli di questo tipo sono dedicati in particolare ai bambini, che seguono attenti le fasi della lotta in attesa di quel gran finale che da secoli manda in sollucero il pubblico cinese, il trionfo della morte. Paese dove la pietà supera i limiti della comune immaginazione è l'Italia.
Questo racconta in modo spettacolare il cambiamento dell'uomo. Chissà che il nostro futuro non preveda che si diventi anfibi tutti quanti. Se diventassimo tutti uomini sarebbe una buona cosa. Prepara i suoi mostri? Sì, ma quelli che tu chiami mostri erano esseri come noi. Quella che tu chiami mostruosità è la soluzione ad uno dei più grandi problemi che l'umanità abbia mai affrontato. Una nuova razza. Grazie.